Siamo alla fine del 1400, periodo in cui nacque la grande signora della Romagna. I cronisti dell'epoca hanno lasciato numerose testimonianze e narrano ampiamente della sua fama e dell'ammirazione che Caterina Sforza si guadagnò. E anche se la Romagna non le diede i natali, nacque infatti a Milano nel 1463, la leonessa, così anche fu definita, è storicamente considerata una delle figure femminili più importanti della nostra terra. I cronisti si diceva molto scrissero di lei per essere una donna, ma fu davvero oltre che bella, energica ed una delle donne più ammirate del suo tempo, colta ed intelligente, e lei stessa lasciò degli scritti e tracce del suo dominio illuminato e potente e molti castelli. Figlia legittima di Galeazzo Maria Sforza e Lucrezia Mandriani, nel 1472 il padre la diede in moglie a Girolamo Riario, nipote o forse figlio del Papa Sisto IV e signore di Imola, successivamente anche signore di Forlì. Caterina crebbe così nella raffinata corte di Milano, che nel XV secolo era ammirata da tutta Europa. Si distinse già in giovane età per le azioni coraggiose e temerarie che mise in atto per salvaguardare da chiunque i propri titoli ed onori, così come i propri possedimenti, quando i suoi stati vennero coinvolti negli antagonismi politici per cui fu piegata, dopo un'eroica resistenza, dalla furia conquistatrice dei Borgia. Tra i vari possedimenti di Caterina Sforza rientrava dunque anche il torrione sforzesco di Bubano. A lei pare assai caro ed anche il meglio conservato tra quelli che fece costruire a Bubano, giunto sino a noi, il quale negli ultimi anni è stato oggetto da parte dell'amministrazione comunale grazie ad un finanziamento europeo PSR asse 3 misura 322 sviluppo e rinnovamento dei villaggi, ottenuto tramite la provincia di Bologna ed un accordo con la società Florim che, recuperando le volontà benefiche di Luciano Cavulli, ha permesso di evitare il degrado e la perdita di un pregevole edificio cinquecentesco ed anzi ne ha permesso un accurato lavoro di restauro per giungere alla sua inaugurazione ufficiale il 27 marzo 2014, in cui si è davvero scritto una bella pagina di storia locale. All'inaugurazione del restaurato torrione ha poi fatto seguito l'inaugurazione del suo interno l'8 giugno 2014, ovvero del centro didattico museale che è nato al suo interno nelle varie stanze e spazi, dedicato alla storia e alla cultura del territorio, dove tra gli altri sono stati esposti per la prima volta i reperti archeologici rinvenuti negli scavi dei pozzi di Bubano e fino ad oggi conservati presso la Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna, che li ha restaurati ed inventariati. È una bella soddisfazione vedere che questo sogno si è avverato, un'idea, un'intuizione di alcuni è diventata via via una realtà, una concretezza per tutto il paese, per tutto il nostro territorio e anche oltre, e quello che ci riproponiamo è appunto far vivere questo luogo, far vivere un luogo di cultura, di memoria, di storia per tutta la cittadinanza. La funzione del centro didattico museale è quello di produrre cultura, produrre conoscenza, ma dalla base, proprio dalla gente. Non vuole essere un luogo di erudizione, ma vuole essere un luogo in cui le persone possono produrre e partecipare alla scoperta e alla conoscenza del proprio territorio. Un doveroso ringraziamento va anche alla Fondazione di Imola. Di solito siamo abituati a cose molto più lunghe, laboriose, con tanti intralci. Invece il sindaco ha fatto le cose veramente con rapidità. È stato bravo a cercare i fondi anche, questo lo dobbiamo riconoscere.
uno spazio per ricordare tramite reperti, foto o altre testimonianze ed anche per socializzare e quindi per incontrarsi. Magari con concerti che col linguaggio universale della musica riuniscano la gente, respirando la storia del luogo, come ci racconta ad esempio Carlo Lucarelli stesso, anche lui cittadino di Mordano e Vuvano. Il Torione è una cosa bellissima ed è importantissimo perché è un punto di vita, sicuramente, vita culturale di questo, diventerà un punto di vita culturale della nostra zona. E noi abbiamo un gran bisogno di cultura in tutta l'Italia. Pur essendo uno dei paesi che ha più cultura di tutto il mondo, poi finiamo per non produrne abbastanza. Ed è un bellissimo punto di memoria, che è un ricordo storico questo, un pezzo della nostra storia. Anche di quella, curiosamente, noi italiani abbiamo una storia enorme, ma ce ne dimentichiamo molto spesso. Quindi credo che questo qui sia proprio il posto giusto nel luogo giusto. Ci sono tantissimi spazi per farci tante cose, sono molto malleabili, bellissima ricostruzione. Sono contento che sia stata fatta nei tempi. Siamo un bel esempio, direi, per il resto dell'Italia, che molte volte non fa la stessa cosa. Io mi sono andato a cercare sul Devoto e sul dizionario la definizione della parola memoria, che è un sostantivo femminile. La prima definizione dice: la funzione psichica di riprodurre nella mente l'esperienza passata, immagini, sensazioni, nozioni, di riconoscerla come tale e di localizzarla nello spazio e nel tempo. E detta così sembra una gran bella cosa, eppure non è che l'esercitiamo tanto. Se voi ci pensate, noi abbiamo questo strano paradosso di essere uno dei popoli che ha più storia del mondo, uno dei popoli che ne ha prodotta di più, eppure ce ne ricordiamo pochissimo, abbiamo una memoria storica cortissima e un rapporto con la storia che è veramente strano. Non riusciamo neanche a segnarla a scuola, per esempio. Non ci ricordiamo di cose che sono accadute l'altro ieri, figuriamoci di cose che sono accadute un po' di anni fa. Dunque un museo cantiere è un museo non statico, ma all'opposto in continuo divenire, capace di arricchirsi strada facendo con il contributo e l'apporto di tanti, della comunità, che proprio in questo luogo potrà esprimersi, riconoscersi e rappresentarsi se vorrà, nel cantiere che sarà questo centro didattico sempre aperto e patrimonio di tutti ed aperto a tutti. Abbiamo congegnato questo museo come centro museale didattico, l'abbiamo chiamato, perché l'intento è quello di riuscire a trasmettere le conoscenze che provengono dalla ricerca, non solo, ma fare in modo anche che la ricerca dei documenti, dei reperti, anche delle testimonianze di un passato più recente possa essere operata con il concorso plurale e corale di diverse componenti della comunità. Ora, la scommessa è fare in modo che il carattere in divenire, in allestimento continuo del museo, l'abbiamo chiamato museo cantiere, ad indicare come non è dato una volta per tutte, ma è in continua costruzione, perché esiste in quanto ricerca l'apporto di conoscenze, di memorie, di oggetti, di documenti da parte della popolazione. Ed è molto interessante notare che ci sono persone che vengono a portare un oggetto, vengono a raccontare una storia, vengono a dire: ma anch'io ho una foto di quel casolare, di quel posto. E l'idea, l'auspicio e l'augurio è proprio quello che avere un posto di cultura e di memoria aiuti la comunità ad essere autrice della propria storia e contribuire a conservare la memoria del proprio passato e anche del proprio presente. In questo centro didattico museale si va dalla sezione storico-archeologica, che accoglie finalmente, dopo oltre 30 anni, i reperti romani rinvenuti nei pozzi scavati nell'area di escavazione dell'argilla della locale fornace. Poi via via, scorrendo la storia fino ai giorni nostri, passiamo per la sezione storico-moderna, che dall'epoca delle bonifiche benedettine, la leggenda del drago che è rappresentato nello stemma comunale di Mordano,
via via fino alla, all'epoca sforzesca, appunto la signoria di Caterina Sforza, signora di Imola e Forlì, che aveva qui a Bubano l'avamposto, uno dei suoi siti preferiti, un avamposto verso il dominio estense che arrivava a Massa Lombarda. Oltre a, questa, a, queste documenta, a questi documenti storici, ecco, nel centro museale esiste anche, lo vediamo qui alle mie spalle, una collezione, una pregevole collezione di utensili e attrezzi agricoli che è stata donata da un collezionista qui del posto che per tutta la vita ha raccolto oggetti di varia natura. Questa sezione demo etnoantropologica, tra l'altro, è anche perfettamente calata negli obiettivi del finanziamento del programma di sviluppo rurale a cui abbiamo attinto attraverso la provincia di Bologna e che ha tra le sue finalità proprio quello di promuovere la cultura, la conoscenza del mondo agricolo anche nel tempo, oltre che ovviamente nelle varie aree geografiche. Una quarta sezione è quella storico-testimoniale che mira a raccogliere le memorie di un passato più recente. Ad esempio qui abbiamo una mostra fotografica che attraverso il paziente lavoro di ricerca fotografica di un nostro concittadino, Oliviero Spadoni, rappresenta varie scene di vita agricola. Ecco, siamo partiti anche qui da oggetti, tematiche che hanno a che fare con la civiltà contadina, rurale, un po' perché è inserita negli obiettivi del finanziamento e un po' perché effettivamente la storia del nostro territorio è una storia essenzialmente rurale. Tutto questo per dire che cosa? Tutto questo per dire che è importante il recupero della memoria, conservare la memoria e per recuperare le radici, e una comunità può e deve avere cara la memoria delle proprie tradizioni, la memoria della propria storia, perché la storia aiuta a vivere il presente e soprattutto a programmare e a interpretare in maniera efficace il futuro.